Allora, eccolo. Signora. Buonasera, sono il coordinatore del movimento di Otto Ella. Ringrazio il presidente Cattolo qui presente che mi sta dando la parola, ringrazio Massimo Giudice e le forze dell'ordine. Caro presidente, per noi qui sarebbe un onore avervi qui, però noi vorremmo che voi, Cattolo, avesse un occhio in più, perché da anni qui a Cattolo si verificano delle cose che sono inimmaginabili. Quindi, capisco che adesso state in campagna elettorale, quindi è una propaganda che fate, venite tutti in pompa magna. Magari se voi venite qualche volta a Cattolo, proprio per i problemi dei disoccupati, non solo in campagna elettorale. Noi vi aspettiamo, come pure l'assessore Nappi, abbiamo fatto 7 richieste all'assessore Nappi e non abbiamo mai ricevuto un invito alla regione. Quindi noi a chi ci dobbiamo rivolgere? Io chiedo stasera a voi, davanti a tutta la platea, vi faccio una proposta, anzi una richiesta, di riceverci a Napoli, nella vostra sede, avere un confronto con il presidente della regione. E non con gli enti locali, che gli enti locali in tutti questi anni ci hanno sempre tenuto al buio, nascosti, problemi della disoccupazione, è sempre stata una piaga che hanno fatto aumentare, hanno contribuito a fare aumentare. Quindi noi chiediamo, ve lo dico di nuovo, davanti a tutti, vogliamo un incontro con voi, è possibile? Allora. Noi siamo stati tutte le assemblee, siamo stati tutte le assemblee. Ascolta, ascolta, lo sappiamo che la Giunta Ferrara è stato un fallimento su tutti i punti di vista. Hai ragione. Allora, noi siamo stati tutte altre manifestazioni, tutti i partiti politici, sia di destra e sia di sinistra, perché noi siamo un gruppo apolitico, la prima cosa che noi vogliamo precisare. Non abbiamo interessi politici. Siamo apolitici, quindi noi abbiamo avuto un confronto in piazza con i candidati sindaco, con il dottor Carpa, il dottor Massimo Iudice, però non è portato a niente questo confronto che abbiamo avuto, è stato un po', perché non hanno fatto altro che parlare di cose non concrete, cose inesistenti, hanno preso un copione e si hanno solo spartito le parti, nel modo in cui ognuno doveva recitare la sua parte, non me lo sapevo recitare questa parte. Risposte scelte sullo sviluppo occupazione per il disoccupatorio e questo lo dovete affermare stasera qui davanti a tutta la platea prima che andate a Palazzo Civile. Questo vale sia per voi e sia per l'altro candidato sindaco. Noi abbiamo parlato dell'elettricità, abbiamo parlato della Menarini, dei posti di lavoro, tante belle cose, però non si sono viste mai niente, addirittura su un platone ambiente. Io voglio dire una cosa sul platone ambiente, dobbiamo insistere anche sul platone ambiente, dobbiamo evitare spartizioni di costi. Questo scelto deve venire a Cattolo. Si deve evitare per i prossimi stagionali, soprattutto, mi raccomando sindaco, per i prossimi stagionali, non facciamo che i figli e gli figliani, come si è sempre fatto. Allora, io dico che noi non ce la facciamo più. Ma non ce la facciamo più, noi perché vogliamo gettare la vita. Ci siamo incazzati neri di più, più forte di prima. Il nostro movimento, dovete sapere, che terrà testa tutti i politici che vanno sul Cattolo, in qualsiasi situazione, in qualsiasi situazione, non ce la facciamo più. Riguarda il nostro movimento sempre, qualsiasi lista che verrà sul territorio di Cattolo, a parte. I primi che devono andare a lavorare devono essere occupati di Cattolo, non ci devono essere persone estranee. Noi chiediamo a voi
siamo stancati, siamo disposti a tutti, noi siamo un movimento pacifico, facciamo la guerra, ma la guerra come la facciamo? Con questi signori qua, legalmente, i rappresentanti della legge, facciamo scendere la voce divisa dal cielo, se ti sono praticato non